Benvenute e benvenuti sul canale, io sono Beppe, ci troviamo a Riva del Garda, al camping Bavaria. Oggi è il 31 ottobre e purtroppo è l'ultimo weekend e poi dopo domani chiuderà e riaprirà per Pasqua. Questa mattina vogliamo prendere il battello e farci un bel giro, andare a Limone a vedere la passeggiata, la ciclopedonale, per cui niente, siamo in marcia, io e la vedete, la Cinzia. Indicazioni sul campeggio: dispone di 73 piazzole, molte con ghiaia come potete vedere. Abbiamo poi un blocco servizi completamente circondato da un'aiola. Abbiamo un locale per lavare i panni con una lavatrice ed un'asciugatrice, la zona per lavare i piatti e i bagni modernissimi, totalmente rifatti, con ampie docce e uno spazio per poi riporre i vostri vestiti, accappatoi e quant'altro. Riprendiamo la nostra camminata all'interno del campeggio. Possiamo vedere che ha un secondo ingresso che dà direttamente sul lago con una bella pista ciclabile. Inoltre c'è un bar paninoteca. Qui possiamo vedere uno scorcio del lungolago, molto bello. Possibilità di praticare la barca a vela, degli squarci bellissimi e anche la possibilità di fare escursioni sia a piedi che in bici. Come ho detto, ultima domenica di ottobre, insomma la giornata doveva essere piuttosto brutta, però come potete vedere non è così orribile. Stiamo aspettando la motonave che deve arrivare, vi faccio vedere un attimino con chi sono in compagnia. C'è mio cognato Daniele, c'è Snyder, il famoso cane labrador bellissimo. Qui abbiamo Deborah, la nostra carissima amica. Ciao. Il suo cane è Tommy, guardate che bello. Guardate che bello questo cane, è bellissimo. gelosone, eh? Vabbè. Il marito della Deborah, Diego, nostro carissimo amico, anche lui. Mia sorella Sara e la Cinzia immancabile. Ci troviamo, come vedete, qui al molo e stiamo aspettando questo battello che dovrebbe arrivare fra quanto? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora. Allora, prima di iniziare questo bellissimo viaggio, naturalmente vi chiedo un like, una condivisione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, molto importante. Supportate il canale, aiutatemi. Io cerco di portare sempre contenuti interessanti e diversi, anche divertenti. Vi ringrazio. Andiamo, ci affrettiamo a raggiungere il gruppo. Un po' di gente c'è. Siamo a Limone, guardate che spettacolo, veramente, guardate che bello questo tipo, stupendo, veramente. Ed ecco il magnifico gruppo che procede. Ecco, allora saliamo questa scalinata. Ma che è quella, la piscina?
e vi faccio vedere uno spettacolo. Sì, facciamoci caccia. Cioè, di piscina. Ma guardate che scalinata incredibile. Allora, stiamo andando in direzione della ciclopedonale sospesa di Limone e la giornata direi ideale, i colori sono bellissimi. Il gruppo è preoccupato perché non si sa dove mangiare a Limone, ma qualcosa troveremo. Intanto facciamo questa bellissima passeggiata, come volete vedere la pavimentazione è cambiata, c'è ciottoli di sasso con un passeggino direi abbastanza fattibile. Ecco, la pavimentazione è mutata, come vedete sempre molto molto comoda, agevole. Bella creazione artistica. E si continua. E siamo arrivati all'inizio di questa bellissima ciclopedonale. Ecco. A saperlo, arrivavamo col camper e partivamo direttamente da qui. Anche se temo che i posti siano veramente pochi. Per la macchina però, con le piccine ci sono. Ci siamo, dai, iniziamo. Tutta la quella è ma va? Mi sento di fermarci in questo ristorante. Va bene, dai. Anch'io mi fermerei volentieri. Che spettacolo! Ed ecco finalmente questo tratto sospeso. Balla, balla. Che meraviglia. Diego, cosa dici? Giù sul lago si può mangiare? Ma secondo me qualcosa potremmo trovare verso le 4. Ma io seguirei comunque verso le 4 il suggerimento di Diego. Allora, adesso vi faccio vedere, guardate che passaggi che ci sono. Questo paese, ma è una meraviglia. Io sfioro con la testa il soffitto.
16.45, siamo rientrati a Riva del Garda. Adesso andiamo al MAG, Museo dell'Alto Garda, che in combinazione oggi 31 ottobre, essendo aperto l'ultimo giorno, è gratuito. Siamo in questo momento sul mastio e vi faccio vedere che cosa riusciamo a scorgere da questa altezza. Ecco, lì in fondo c'è la centrale idroelettrica, ve la faccio vedere. Come vedete lì in alto c'è il bastione. Abbiamo una torre. E siamo arrivati al camping Bavaria. Comodo perché è molto vicino al centro. Qui appena più avanti c'è anche un'area sosta eventualmente per chi non volesse sostare in campeggio. Abbiamo terminato la nostra giornata, siamo orientati al camping Bavaria. Riva del Garda è molto bella, la consiglio sicuramente per una visita. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e come al solito da Beppe un saluto. Ci vediamo al prossimo video viaggio. Ciao!